Buonasera, buonasera ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Allora, chiusa la parentesi nazionale, seguita da non poche polemiche, stavolta a favore degli avversari, insomma, e molti ritengono che abbiamo rubato, no, questa partita perché allo scadere c'è stato questo episodio tra il numero 10 ucraino, giocatore del Chelsea, e Cristante, che per molti, insomma, era rigore netto. Io anche in diretta, chi mi ha visto ieri, insomma, ho temuto per questo episodio. Poi, diciamolo pure francamente, fortunosamente l'arbitro ha deciso di non rivederlo personalmente al VAR e non ha decretato il calcio di rigore. Insomma, sarebbe stata l'ennesima, come posso dire, non beffa comunque sia, no? Perché è stata sì una partita equilibrata, l'Italia nel primo tempo, insomma, io non l'ho potuto vedere, però mi hanno detto in tanti che l'Italia ha giocato bene, non è stata così pericolosa come l'è stata contro la Macedonia, logicamente, era una partita totalmente diversa, in campo neutro, eccetera, eccetera, l'Ucraina sicuramente si giocava molto di più rispetto alla Macedonia, comunque sia, dai, è andata bene, siamo ad Euro 2024. E questo è un piccolo passo avanti della nazionale. Questa sera, insomma, quello che voglio commentare è quelle poche parole che, insomma, ci ha dato il TG1 di Mourinho, no? C'è questa intervista speciale, l'hanno pubblicizzata, la Rai l'ha pubblicizzata, il TG1 l'ha pubblicizzata sui social, e alle 20, insomma, tutti noi romanisti chissà cosa ci aspettavamo. In realtà Mourinho ha detto ben poco rispetto a quello che ha detto in questi mesi, e ha detto che ha sentito il presidente dopo il derby per 10 minuti al telefono, che ha sentito Ryan, il figlio, pochi giorni fa, se non sbaglio, però insomma non è andato nel dettaglio. È anche vero che poi il TG1 ci ha detto dopo che l'intervista integrale uscirà venerdì, quindi non sappiamo come proseguirà questa intervista, quello che dirà Mourinho. Quello che si evince però è forse quella, è l'indiscrezione che è uscita nei giorni scorsi, quantomeno qui a Roma, è che la volontà di Mu è quella di rimanere a Roma, il che è abbastanza singolare. È vero che non lo fa gratis, ma è anche vero che ci sono interessi concreti da parte dell'Arabia, sicuramente dei club arabi, ma anche da grandi club europei. Il Real Madrid dovrà affrontare, insomma, questo addio da Ancelotti, che ha deciso a quanto pare di diventare commissario tecnico del Brasile, e quindi logicamente il Real Madrid difficilmente si muove su scommesse, no? Su allenatori che siano scommesse, punta sui grandi allenatori, quelli che sanno gestire il parco campioni che si ritrova Real Madrid. Quindi, mentre il Barcellona molto spesso cerca di affidarsi a suoi ex giocatori perché ha tutta un'altra cultura, no? Della costruzione della squadra, del gioco, eccetera. Il Real è molto più concreto, vuole vincere, gliene frega il giusto se poi la squadra gioca anche bene o male. Quindi, devo dire, questo estratto un po' mi ha deluso, anche se è vero che manca una parte venerdì. Diciamo che è stata una promo per cercare di far vedere il TG1, probabilmente, no? Che aveva questa esclusiva. Però dai, insomma, Mourinho ha fatto capire che lui rimarrebbe volentieri a Roma, e questo per me è motivo d'orgoglio. Insomma, significa che Mourinho ha capito cosa ti può dare Roma, che i soldi non sono tutto, che vincere qua vale 10 volte, perché la Roma le cose se le è sempre dovute guadagnare 10 volte nella sua storia, scudetti, le poche coppe europee, no? Sono due, in bacheca potevano essere tre, mi viene voglia da dire, e forse anche quattro se la fortuna ci avesse assistito contro, sia con Liverpool nell'84 che nel 91 nella doppia finale contro l'Inter, sempre in Coppa UEFA, allora si chiamava Coppa UEFA, non Europa League. Però
però insomma, Mourinho ci ha capito Roma, e questo lo stimola, questo lo eccita, perché vincere qua è sicuramente top rispetto che vincere in club dove la vittoria è scontata. Un passaggio di questa breve anticipazione che ci ha dato il TG1 è eloquente, no? Lui dice, con me, insomma, la Roma ha fatto 2 finali europee consecutive, proveremo ad arrivare anche a Dublino quest'anno, ma di questo proprio non avevamo alcun dubbio, conoscendo Mourinho, il suo carattere, e dice, se 3 consecutive incominciamo a parlare di club di una certa caratura, quindi de Real, forse neanche il Barça ci è riuscito nella storia, insomma, di top club. Quindi, se mai dovesse riuscire questa impresa a Mourinho, la Roma insomma si avvicinerebbe come record di finale giocate ai top club europei o comunque del mondo, e questo secondo me insomma la dice lunga. Logicamente la strada appunto è lunga per parlare di una terza finale, però quantomeno su questo Mourinho ci ha tolto quei pochi dubbi, no? Io l'avevo detto dopo Roma-Milan che anche se lo vedevo poco motivato, ero certo che lui stesse pensando a come tornare in finale per prendersi la rivincita, perché no, come non l'abbiamo mandata giù noi, non l'ha mandata giù lui, ma lui perché è un vincente, no? Perché non gli sta bene perdere così. Poi molti dicono che cerca sempre scuse, ad esempio a Praga non le ha cercate, ha detto non abbiamo fatto nulla di quello che dovevamo fare, è giusta la sconfitta. Quindi quando la sconfitta è giusta, mi sembra che insomma anche Mourinho la riconosce come la riconoscono altri allenatori. E, è ovvio che quando le sconfitte, no, insomma, non sono nette, nessuno le accetta, non le accettano i tifosi, non le accettano i giocatori, mi sembra abbastanza ovvio. Quindi, però detto questo, insomma, aspettiamo adesso venerdì per capire il resto dell'intervista, se ci sarà qualche dichiarazione forte. Poi c'è il passaggio su Totti dove fa capire insomma, perché se non sbaglio è stata fatta all'Olimpico questa esclusiva, c'era la maglia di Totti, sapete, no? Che poi c'è anche il tour dell'Olimpico dove se passi ci sono le magliette di Totti, del povero Sinisa Mihajlovic, di tanti altri campioni che hanno giocato nella Roma e nella Lazio, oltre che in nazionale, che hanno calcato quel prato. E gli hanno fatto questa domanda su Totti, lui gli ha detto Totti è il numero uno, però dice già so dovevo arrivare, dice questa è una cosa che ha fatto capico, devi chiedere alla società, non a me, nel senso che per lui sarebbe logicamente il benvenuto uno come Francesco Totti, un campione, uno che de calcio ci capisce, dei giocatori pure, l'ha dimostrato nel breve periodo che ha fatto il dirigente alla Roma, no, lui se ne va proprio perché non venivano prese in considerazione le sue proposte, le sue idee, e quindi logicamente Totti in quel momento si è sentito forte della sua personalità e di uscire da quella società che comunque, insomma, ricordiamo, Totti ha anche mandato giù una situazione poco chiara, no? Che è stata scaricata poi a Spalletti, col quale poi Totti si è riabbracciato, direi per fortuna, dopo anni, perché insieme hanno vinto tante battaglie, hanno anche perso, però era veramente un peccato che un rapporto professionale così bello, così profondo, venisse rovinato per sempre. Però ripeto, quella società mise in mano a Spalletti la patata bollente di convincere Totti a finire la carriera, e quindi insomma Totti prese la palla al balzo, no? Con Pallotta e company, quando vide che le sue considerazioni non venivano considerate, scusate il gioco di parole, ha deciso di lasciare Trigoria. Ormai da tanti anni, insomma, lascia un posto dove ha vissuto come giocatore, appunto come dirigente, credo oltre 25 anni,
Quindi per Francesco sicuramente è stata una decisione difficile, ma credo che all'epoca fu per lui anche una vendetta nei confronti di chi insomma non gli ha riservato un bel finale, se non le cornici, la cornice di pubblico, eccetera, però no, non gli ha riservato un bel finale. Si poteva gestire quella situazione meglio. Io all'epoca non facevo video, però dicevo che anche Francesco doveva rendersi conto, insomma, che aveva 40 anni, eccetera, anche se io, voglio dire, non è che me sono stato contento, però anche Francesco doveva capire, però sicuramente doveva capire che, insomma, le cose purtroppo finiscono le cose belle e finiscono pure le cose brutte, per fortuna le cose finiscono, però c'era un altro modo per accompagnarlo a un passaggio, insomma, così fondamentale, così importante per la sua vita, no? È un passaggio, i calciatori lo sappiamo, è una pensione a chi ha 35, a chi ha 40 anni, se spengono i riflettori, dopo una vita da celebrità, non è facile accettare questo, non è facile conviverci. I primi mesi sono durissimi. Francesco sembra, insomma, che l'ha superata bene, è riuscito a trovare il sorriso, adesso è pronto a riabbracciare la sua, ma speriamo che i Friedkin riescano a trovare una posizione che poi non crei, insomma, attriti interni, no? Perché è logico che la paura, secondo me, di Friedkin, qualche referenza, qualche informazione avranno presa, e che comunque la personalità di Totti, la figura di Totti all'interno della società possa andare a incidere, magari in maniera, non dico negativa, però a incidere in maniera pesante, perché insomma è una figura di spessore nell'equilibrio societario. Quindi va definito bene il suo ruolo, gli va dato il ruolo che lui richiede e che, ripeto, secondo me sa fare, quello di individuare calciatori di talento, ma anche di rapportarsi con allenatori nel caso in cui, come ad esempio adesso, insomma, è probabile che Mourinho venga sostituito, non sappiamo se da Conte. Io spero, se proprio Mourinho debba andare via, che venga un allenatore del calibro di Conte, della sua esperienza, della sua cattiveria, della sua fame di vincere, perché a Roma servono insomma allenatori così, perché Roma purtroppo si fa presto, insomma, ad essere acclamati, perché noi siamo così, noi siamo euforici, ci gasiamo subito, ma lo facciamo logicamente, lo facciamo con in buona fede, no? Perché siamo appassionati della nostra squadra, e quindi appena le cose lasciano intravedere un qualcosa di positivo, appunto, ci gasiamo, carichiamo l'ambiente, e logicamente, per gestire tutto questo entusiasmo quando va bene e tutta sta rabbia, sta negatività quando le cose vanno male, serve una persona che questo lo sa fare. Secondo me, se proprio Mourinho deve andare via, a livello di personalità, l'unico che lo può sostituire è Conte. Molto affascinante invece, secondo me, sotto il profilo del gioco, dei nuovi sistemi, della novità, sono sicuramente uno è Thiago Motta, che è il più probabile, credo, no? Se non venga Conte, perché altrimenti altri nomi non lo so, poi suggeritemi di voi nei commenti, non ne vedo. De Zerbi è in Inghilterra, sta facendo bene e male, però la vedo difficile, soprattutto per l'ingaggio che si possa liberare dal Brighton. Quindi vediamo come va a finire questa cosa, e soprattutto vediamo venerdì come finisce questa intervista de Mou. Vediamo cosa dice, se dice qualcosa di particolare. La mia paura, lo dico subito, ma non credo che Mourinho su questo è un esperto, non credo che lancerà bombe pesantissime, altrimenti l'avrebbe fatto già all'inizio dell'intervista. La mia paura, insomma, è che comincia a criticare la proprietà. Lì si creerebbe un clima abbastanza pesante, che non c'è, sicuramente non sarebbe utile per cercare di fare una stagione positiva. E per stagione positiva è quella di tornare in Champions, anche se io
Purtroppo non lo credo che arriveremo tra i primi quattro posti, credo, l'ho detto più volte che la Roma arrivi tra il quinto e il sesto posto e poi se si può cercare di tornare in finale a Dublino e prenderci questa rivincita. Detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, io vi abbraccio, vi bacio, mi raccomando, chi non l'ha fatto, iscrivetevi, attivate la campanella. E poi, come sempre, mettete un bel mi piace se già non l'ho detto e commentate, insomma, il vostro pensiero, ditemi il vostro pensiero su ciò che vi ho detto in questi 16 minuti. Va bene? Un bacio e buona serata dal vostro Max.